Salve a tutti ragazzi, sono sempre domandando, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo ritornati qui con un video su FIFA, ragazzi, perché anch'io vi voglio portare il mio viaggio personale. Lo stanno facendo tutti ragazzi, ma come ben sapete è una cosa personale, ognuno può decidere quello che vuole. Quindi ragazzi, andiamo subito. Club preferito, selezione il tuo club preferito di Premier League. Allora ragazzi, mia che scelta, ma cosa significa questa cosa? Vabbè, io faccio il Liverpool ragazzi. Chi lo sa cosa comporta questa scelta. Ok, Clubman, Common, Londra, Regno Unito, finale Coppa Regionale, Under 11. Prova a dribblarli, mamma mia ragazzi, guarda che figata. Quanti ricordi veramente. Quanti ricordi. Oh madonna, questo è fallo ragazzi, Questo è un fallaccio. Harold, state zitto. Oh mamma mia, come calci di rigore ragazzi. Io me le ricordo queste cose, ma io ero un portiere, io giocavo in porta. Down like that, it's embarrassing. If you're gonna talk like that about our boy, you should leave. Leave? I want him to be a proper player. Just get out of here. Fine, I'm leaving. A casa, Harold, ne parliamo dopo. A letto senza cena. A casa. Calcio di rigore, quindi, no? I calci di rigore sono pesi, ragazzi. Penalties it is then. Proprio così, nuovi calci di rigore. E se non sbaglio, ragazzi, io ero un portiere, io li paravo i rigori, io ero un pararigori, non li calciavo. Oh, santo cielo, guarda quanto era piccolo il portiere, io ero veramente piccolissimo. Ero piccolissimo, mi tuffavo alla grande. Ma guarda dove l'ha tirato. Ma guarda dove l'ha tirato. No, ragazzi, sono spaventatissimo. Paralo, portier. Paralo. L'ha parato. Bravo, portier, sembro io. Devo farcela. Oh santo cielo ragazzi, stiamo scherzando. Dai Alex. Mamma, mi sto a cagare addosso ragazzi, non ci posso credere. Ditemi che è impossibile sbagliarlo, vi prego. Alex, che gol! Dove l'ho messa, signori? Dove l'ho messa? Dove l'ho messa, ragazzi? Imparabile. Manco Manuel Neuer la parava questa. Gran rigore. Mi sono cagato addosso, ragazzi. Non oso immaginare. Non oso immaginare veramente quando si andrà più avanti. Stanno litigando. Abbiamo un amico. Chi è la bestia qua? No, ah, che brutto sentire i genitori che litigano. Già. You played well today, Gareth. Really? Thanks, Mr. Hunter. Hey, Alex. Champions! Ma come mi... Ah, è il nonno? Ok. Come on. What are you thinking? Football. This is what I want to do. Like you. And dad. Sì, ok, il nonno. Po' vecchiotto per essere il bambino. Difference between playing at something and working at it. You're serious about going pro, you're gonna have to make football your life, you know? George Baker was at the game today. He was impressed. The scout? Yeah. Yeah. I want you to have this. I scored my 100th goal with that. Il centesimo gol con un tiro al VAR, che bello ragazzi. Ah, mi sa che hanno centrato il colpo con questo 6 giorni. You sure, Granddad? Oh yeah.
I'll practice with it every day. You better get on with it, then, aren't you? Ma come, con quel pallone ti alleni? Lo scassi tutto. Poi è grande come il suo corpo. Va bene, ragazzi. Squadra del cuore Liverpool. Infatti, la mia stanza è ai colori del Liverpool. Me la cavo. Me la cavo. Davvero, davvero molto interessante. 7 anni dopo. 7 anni dopo. Ho sporcato tutto il muro con quella palla. It's time, Alex. Il nonno non è cambiato per niente. Uguale. E io? Ammazza che figo che sono, ragazzi. Un misto tra Martial e Rashford. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. Siamo qui col viaggio, con The Journey. Farò scelte diverse da tutte, ragazzi. Seguitelo, supportate questa serie, fatelo per me. Cerchiamo di arrivare a un bel numero di mi piace, cerchiamo di arrivare a 800, 1000 mi piace. Se volete, subito un altro episodio, signori. Mi raccomando, non deludetemi. Ci divertiremo tantissimo insieme quest'anno con FIFA. Veramente non ho... Non vedo l'ora di cominciare. Marco Reus! Marco Reus! Marco Reus! Voglio incontrarlo, raga, voglio incontrarlo. Io non, nella mia vita non potrò mai incontrarlo. Ma qui in The Journey voglio incontrare Marco Reus. Mamma mia. Speriamo. Speriamo. Ok, perfetto. Questo è il menu. Quindi, se vado avanti, c'è il provino. I giovani si giocano l'ultima chance di ottenere un posto in Premier League. Vediamo un attimo le impostazioni. Impostazioni di gioco. C'è una difficoltà a 4 minuti. Livello di difficoltà leggenda. Esperto? Campione? Ma proviamo campione, ragazzi. Leggenda forse un attimo affrettato. Allora, social. Vediamo un po'. Buona fortuna per i provini. Facciamo tutto il tifo per te. Poi, Gareth Walker. È tutto pronto per i provini. È arrivato il momento per me e Alex Hunter di darci dentro. Via, ragazzi, che possiamo andare avanti. Vediamo un po' cosa ci aspetta questo provino. Cosa ci aspetta in questo provino. Ok, Accademia Calcio Nazionale. Con i loghi dell'Inghilterra, ovviamente. Tra un po' anche noi avremo quelle due macchine, ragazzi. Quella lì a fianco alla nostra. E quella la Ferrari. Cos'è quella la rossa? 4 anni nell'Accademia e tutto si riduce a fare un provino. Ok, personalità. La personalità di Alex cambia in base alle tue scelte nei dialoghi. Per ogni dialogo potrai scegliere tra una risposta impulsiva, equilibrata e pacata. La personalità di Alex influisce sui suoi rapporti con gli altri personaggi, oltre che sull'atteggiamento in campo. Non ci pensare, concentrati, possiamo farcela. Stay focused, Gus. Esatto. Ci sta. Un'occasione per fare il colpo. George Baker's a tough nut, but he knows a good player when he sees one. And you lads are just there. Mamma mia, ragazzi. È veramente peso. Perché me lo ricordo. Anche io ho fatto molti provini per delle squadre anche abbastanza importanti quando giocavo a calcio e facevo il portiere. Meglio la tecnica. Oh yeah, who's the one with the pro contract on the table, mate? Sì, vabbè, ma ci rifaremo. Ci rifaremo. Ci rifaremo. Ho già capito chi devo fare il dito medio. Purtroppo la gente che se la tira è una brutta bestia. Mazza, questo è grosso. Now the league organizes these trials because it believes some very talented players may well slip between the cracks. Io sono uno di quelli, spero di dimostrarlo. Sono teso. Around the country here in attendance, you've got what it takes to be a professional footballer. Make no mistake, most lads don't. For most of you, oh santo cielo. Il sogno terminerà dopo questi provini.
Everything you do, every kick of the ball will be scrutinized and will count towards making your future in football. Dobbiamo far bene, ragazzi. Dobbiamo far assolutamente bene. Already have their pro contracts. They know where they stand. They are the bar. And today, you're gonna take them on. So let's see what you got. Oh, ok, ma siamo in 4? Ma che cazzo è un 4 contro 4, ragazzi? Vediamo un po' come funziona qua. Listen, I know you fancy yourself as a bit of a multi-dimensional player that can play anywhere. But today you get to choose which position's best for you. So put your best foot forward. Impress these scouts, all right, lad? So what's it gonna be? Oh santo cielo, ragazzi, dove voglio giocare? Vi dico la verità, ragazzi, a me piacerebbe fare sia il COC sia l'ala destra, perché comunque sono destro e mi piacerebbe magari correre per crossare, fare gli assist, però forse il gol arriverebbe difficilmente. Leggiamo un po' tutto per ogni cosa, per ogni ruolo. Io, ragazzi, vorrei fare l'attaccante, penso sia la cosa migliore anche per la serie che sto portando sul canale. Certo. Ci provo, spero di riuscirci. Spero veramente di riuscirci, raga. Sono molto teso, ve lo dico. Ah, ok, ce ne sono degli altri. 11 contro 11. Termina tra i primi 10. Perfetto. Attenzione qui al tiro della squadra 2. Passiamo subito in svantaggio, ragazzi. Partiti male. Attenzione qui, la palla arriva da Hunter. Hunter, prova il tiro! Fuori di poco. Non arrenderti. Attenzione, perché Hunter se n'è andato. Ancora Hunter. Con una finta. La mette davanti al bomber qui! Al bomber! Grande assist. C'è il gol di non so chi, ma questo è un mio assist. Assist di Hunter. Infatti il voto è salito alle stelle. Sono andato bene, no? Ottimo lavoro, cazzo, sono arrivato secondo. Esercizi di tiro, vediamo come ve la cavate. Porca miseria, ragazzi. Dove l'ho messa, signori? Ci siamo, eccellente. Meglio di così. Guardalo, 200 punti anche per la traversona. Primo, signori. Primo, e direi che meglio di così non può andare. Dai Alex, fallo! Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Wow! Con sto gol! Decimo! Con sto gol, decimo, va bene, continua, va bene. Raga, non so se sto facendo bene a continuare così, speravo di andare un po' meglio in queste fasi iniziali, però l'importante... La partita 11 contro 11, la vostra ultima occasione per dimostrare cosa sapete fare. E sono decimo, bisogna fare attenzione. Attenzione, palla di Hunter, bellissima, bellissima, bellissima. Ma qua il portiere fa un vero e proprio miracolo. Attenzione, proviamo il cross. Dove sei Alex? Dove sei? Non ci sono arrivato. Porca miseria, 6.4 di voto. Posso far meglio, posso sicuramente far meglio. Attenzione adesso però. Il tiro di Hunter. Deviato. Tiro mediocre, cazzo, ma come tiro mediocre? Attenzione qui. Colpo di testa. Ci sono andato vicino, niente di che. Sono arrivato nono, ragazzi. Sono arrivato nono. Quindi Jordan Alberts è andato alla grande. Termina tra i primi 10. E io ho terminato tra i primi 10. Ah, ecco, scegli... Ok. Scegli il tuo stile di gioco. Voglio vivere l'esperienza di gioco dalla prospettiva di Alex Hunter. Assolutamente. Well done, lads. Lots of hard work on display out there. Hard work in training is the first step to making it as a pro, and I saw plenty of that on display today. Da. Some of you even look like you can play the game. Now, over the next few days, the scouts will be reviewing their performance notes, as will I. Perfetto. Quindi si saprà qualcosa nei prossimi giorni. But if that phone doesn't ring, don't give up. Keep working hard. Keep improving. If one knockback makes you want to quit, football isn't the career for you. Già, veramente. Right, lads, that's it for today. Good luck to you all.
Crepi il lupo, speriamo bene e grazie. Sono teso. William, se non perde mai l'occasione per aprire bocca. Può parlare quanto vuole, a me interessa solo giocare a calcio. Stessa cosa. Però godrei troppo se lo scartassero, no? A me lo dici, sarebbe il top. Ok. Been talking about his dad a lot recently. I mean, maybe the pressure, the exit trials, got on top of him. They played well today. Sì, ha giocato bene. Sì, sono andato bene alla fine, dai. Listen, Catherine. About Harold. Maybe if I hadn't been traveling away to games all the time. You know, some seasons it was like 10 months of the year. You always came back, Jim. Si vedeva che il babbo non era proprio un grandissimo. Stop you from following yours. I mean, you gave up everything. La mamma è sempre la mamma. Great performance today, lads. Top joy. You stood out a mile. Bene, dai. I am so proud of you. You should be, Mrs. Hunter. Especially when it runs in the family. Burly, no nonsense forward, brave as a lion, excellent first touch, like a yesteryear Didier Drogba. 22 goals, 68-69. You're Jim Hunter, aren't you? I know you. I used to collect. Chi è questo? Michael Taylor, Rising Stars Football Agency. We are absolutely the guys. Sono la persona giusta per aiutare potenziali giovani talenti a crescere. E voi di talento ne avete da vendere. You need representation, you call me. Night or day, Christmas day, doesn't matter. Cheers. Keep it in mind. You go safely now. Arrivederci, il nonno non mi sembrava convinto. We should call him. Good tune. Scelte difficili, ragazzi. Scelte davvero davvero difficili. Direi che ci possiamo fermare qui, ragazzi. Spero che questo primo episodio di questo viaggio vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un mi piace, un commento e un consiglio. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Un saluto da mezzo e alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.